Intanto dimmi quando devo entrare nel Allora ragazzi, buonasera a tutti, eccoci qua con il secondo appuntamento della categoria Superbike su PS4. Al commento insieme a me, come sempre, Gabri Asce. Buonasera a tutti. È solo la seconda volta, però speriamo di arrivare sempre assieme fino alla fine. Come l'altra volta, questo gioco, questo gioco esatto. È così. Questa sera ci trasferiamo in Portogallo. Adesso. Sì. Allora, intanto abbiamo 3-9 wild card. Perché manca Siric, Ghost Beach e non mi ricordo chi altro. Tu ti ricordi? Uno. Abbiamo Gabriello che viene da PC insieme a Dani e Capeta. Quindi tre nomi importanti, Gabriello tra l'altro vincitore dell'ultima gara, appunto qui a destra lì su PC. Gare abbastanza trambolesche, ma ci sta. E allora, mi sa che dobbiamo entrare. Ancora non ho visto. Aspetta che vado a vedere se mi ha detto qualcosa. Tanto ragazzi, se avete scritto dei commenti, in questo momento non li posso leggere perché attendo. Siamo su Twitch, eh? Sì, siamo su Twitch e devo attendere l'accesso, dopodiché potete scrivere tutto quello che vi pare. Comunque, Estoril, pista storica, la MotoGP non ci corre da 10 anni. Vanno? No, ma i commenti sì che vanno, però dico adesso la live. Non li vedi? No, i commenti come su Twitch, li vedi? Dopo, sì, cioè sì. Non li puoi vedere quelli di prima, se entri. Adesso lo pensano in basso, però sto aspettando per entrare. Beh, allora, Estoril, andiamo a parlare un po' di questa pista. È una pista, anche questa tosta. Forse non ai livelli di Most, però... più che altro è tosta perché ho sentito anche da vari piloti che mi è stato detto che, diciamo, l'asfalto in certe curve non è molto molto propenso curva a farti 3. Stare in piedi. Esatto, curva 3, me l'hanno parlato. Curva 4, mi pare. Ma poi ho visto, mi hanno detto che anche che su questa pista consuma tanto l'anteriore, quindi se arriva a fine gara con veramente manca poco anteriore, quindi sarà importante. A confronto di Moss, qua so che i cordoli non sono assassini. Sì, qua sono abbastanza buoni, anche meglio di MotoGP, dico la verità, su questa pista sì. Sono solo stretti, poi molto complicata è la chicane. Quella sì. E anche l'ultima curva non è facile perché non sai mai quando chiuderla. Sì, ti frega molto, ti viene voglia di aprire subito, ma devi aspettare, prenderla molto larga, farla a V, così esci veramente forte e spalla anche tutto. Quella è una curva abbastanza che ti frega. Tanto sono ancora insieme. Allora. Sì, noi aspettiamo. Vado a vedere. Ok. Tanto questa sera ho parlato forse anche prima delle wild card. No, ok, manca. Ma Secret non c'è? Non so. Dai che lo guardi dalla live di tacco? Comunque ok, mi sa che loro partono. Sì, tanto me lo scrive. Ok, possiamo entrare. Ok, scusate un attimo per questa grafica. Ok. E andiamo. Ok.
Salutiamo Ghost Beach in chat da Torino con furore. Si sente eco. C'è un po' di eco? No, lo dice lui, io non lo so. Perché dovrei vedere. Ah, forse. Sì, sì, c'è un po' di eco quando parlo io, non so per quale motivo in realtà. Vediamo, speriamo che si risolve tutto. Ok, eccoci qua. Allora, mettiamo la mappa, togliamo le informazioni. Sono il 9, si dovevano essere 10, sono il 9. Manca Secret. Allora. Ok, allora cominciano a uscire un po', non so chi sia davanti. Credo di aver capito perché ho l'eco, un attimo lo risolvo. Eccolo qua. Allora adesso forse non ce l'ho, forse. No, non è vero, scherzavo, ce l'ho. Beh, intanto. Ok, adesso Gabriele un attimo è uscito dal party. Volevo un attimo vedere queste wildcard. Siamo su Gabriello, che okay, è arrivato molto vicino. Tutto a posto te? Sì, 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 sì. No, okay, sto Gabriello... provando un attimo di risolvere l'eco, ma. Che è arrivato vicino a vincere la. Oh mamma! È arrivato vicino a vincere la MotoGP Major League su PC, però purtroppo per varie assenze e varie sfortune è Pito, no? Che ha vinto il campionato. Poi vabbè, Tacco penso che lo conosciamo tutti, però non lo vediamo in pista da una vita. Sì. Probabilmente ufficiale è caduto adesso. Abbiamo dominato Tacco, è caduto, è incredibile. Non lo vediamo, una sfiga incredibile. Tacco non lo vediamo probabilmente da Formula 1. E parliamo quindi di almeno 2 anni fa. Passatamente tanto tempo. Però è sempre lui che gestisce tutto, quindi è grazie a lui che possiamo osservare tutti questi grandi piloti. Poi anche Dani 26, altro pilota PC che ha lottato fino all'ultimo per il campionato Major League. Allora, intanto Platt e Dani hanno subito casco rosso, non c'è ancora un tempo, quindi. Sì. E poi Capeta, che non so se corre in MotoGP, so che è commentatore ufficiale. Capeta, so che è commentatore della Formula 1 su PC, che ricordiamo che l'anno prossimo sarà con Crossplay. Ah, Carlotto Plett intanto. Quindi andiamo su Dani. Ah, è caduto? Okay. Sì, è caduto. Allora, intanto quello più vicino alla bandiera a scacchi, adesso non so chi sia, ma penso sia Platt. No, mi sa Dani. Dani è quello più avanti, che adesso la chicane. Ma è incredibile. Ogni volta che nominiamo un più attaccante. Sempre quella curva. Un punto molto tosto questo. Adesso non so chi è avanti. Sono tutti rossi al secondo. Prova a vedere. Gabri si sta lanciando. Adesso concludono un po' tutti. C'è Maschio e Capeta. A Dani no. Torna i box. Ovviamente perché comunque a giro l'ha buttato. Shafik sta ancora nel giro. Tacco all'ultima curva. Shafik. Platt inizia adesso. Vediamo subito. Il primo tempo è di 36-1. 1:36-1. È abbastanza alto. Infatti, sono molti ancora casco rosso. Qua ricordiamo che si gira in circa 32 basso. Medio all'incirca. Più o meno. Shafik mette 33-8. Vediamo, ricordiamo che a Most abbiamo visto dei distacchi tra i primi due. Sì, agli altri molto esagerati. Corti. Però in gara abbiamo visto delle belle lotte. Sto seguendo Plett, sfrutta tutto il cordolo, casco arancione il secondo.
qua forse non del tutto preciso. Anche Gabri. Gabri ha due caschi rossi. Gabri Yellow, due caschi rossi. Sta per passare da su al terzo settore. Eccoci, passa adesso, ancora rosso. Andiamo a vedere. Mentre Davide ai box. Ai box da praticamente 6 minuti. Non capisco come mai. Forse è un bug, non lo so, non lo vedo in pista. Ma. Ok, Platt mi si è buggato. Intanto ultima caschi. Curva per Gabrighello. No, probabilmente andrà a prendersi la prima posizione. Ah, vediamo un attimo. Allora, intanto fammi un attimo una top 3 qualifica. Prediction. Top infatti, 3. 32-6. Questi piloti PC sappiamo che vanno forte, però su console è un po' diverso. Io ti metto sempre si sono trovati Davide. Meglio, su questo gioco si sono trovati meglio. Quindi io ti metto primo Davide. Secondo magari Gabri. E terzo Platt. Ok, no, io ti dico Gabri, Davide, Platt. Vedremo, vedremo. Tanto non so perché, forse capita anche a te, quando passano i piloti al rettilineo principale lagga un po'. Oddio. La grafica. Non lo so, ma un pelino lagga, penso. Ma penso sia la lagga un po' grafica e il volume. Siamo penso marzo. Sia la lobby. Ok. Adesso Capeta sta iniziando il giro, se non sbaglio. Sì, sì. Tanto Ghost Davide è ancora i box. Davide è ancora i box. Però si capisce una cosa. Secondo Fire, terzo Gabri. Allora, la tattica di Davide è un po' strana. I box da praticamente quasi 10 minuti tra un po'. È stranissima come cosa. Più che tattica ci sarà qualcosa, cioè, molto strano. Io presumo che sia andato a mangiare. Ah. Penso di sì. E non ho tempo, quindi per esempio sono da mangiare. Comunque bisogna notare che siamo solo a metà qualifica, solo in tre piloti hanno fatto il tempo. Sì, ancora sì. E sono anche tempi alti gli ultimi due, a parte il primo ha fatto un tempone. Sì, a rettilineo lagga per tutti. Masco adesso arriva, abbassa leggermente. Migliora ancora il terzo. Arriva Dani. Allora, Samu Kube, il Ghost ci dice primo Platt, secondo Fire, terzo Gabri. Interessante anche questa. Ok, in terza persona si vede meglio. Vediamo Dani sul traguardo. Secondo, sei decimi. Sei decimi. Quindi i primi due da PC si mettono subito primo e secondo. Allora, attacco, è l'ultima curva. Ed è sul rettilineo, vediamo. Ah no, entra in box, niente. Sì, sono sul Capeta. Stoppi, e niente. Altro Capeta, stile di guida. Sì, vecchia scuola. Molto interessante, penso sia uno dei primi che veda con questo stile. Sì, un gioco... non lo usa quasi mai nessuno e non è così orrendo. Cioè, diciamo che quando uno guida su sto gioco con uno stile così ti dà un po' la sensazione di non metterla bene in curva. No, diciamo, allora io non l'ho mai usata, ma perché mi occupa la vista, cioè il pilota stando in su non vedo bene il cordolo e non vedo bene, mi urta. Gabriel Rosso il primo. Gabriel Rosso. Interessante che Masco comunque, oh mamma, qua ha rischiato un po' sul cordolo, va largo. Comunque Masco riesce a fare molti giri senza uscire. Sì, è vero. Magari non ai tempi dei primi, però... sta andando buono. Capita, con uno stile di guida così può accompagnare solo. Esatto. Platt casco rosso al secondo. Sì, Platt al secondo rosso. Adesso sono su Gabri perché è doppio rosso lui. Anche doppio Gabri è doppio rosso, sì. Davide è uscito. Ok, Davide si è uscito. Però è bello vederli qua che vanno pure belli sui cordoli. Quando la pista te lo permette, sì, è anche bello. Perché alla fine, anche nella realtà, i cordoli un po' li usano. Sì, qua sono piccoli, sfruttano veramente il più possibile. Sì, ti permettono di usare. Ovviamente, secondo tanto, Gabri, terzo settore. Ultima curva, è un po' larghino, ma forse esce ancora meglio. Quindi è uscito abbastanza bene, sembrerebbe. Davide cade, ma è nel giro di uplap. Vediamo se migliora Gabriello. 32-3, giusto, che tempo.
Ha tolto 3 decimi. Abbiamo tempone di Gabriel. Giulotto Platt. Giù Platt. Allora ricordiamo che Platt anche alla prima gara ha fatto fatica a trovare il tempo. Oh, Inox pizzica il verde, però poi in gara si è sempre sentito meglio. Inox sesto. Inox 4 sesto. Secondi 2, probabilmente ha fatto qualche errore. E allora vediamo se Apic si migliora. Tanto comunque a questo punto i due che non hanno ancora fatto il tempo sono quelli forse favoriti da quello che abbiamo visto da Most. Sì, diciamo che chi non ha ancora fatto il tempo sono praticamente i primi quattro in campionato, cioè Davide e Platt. Sono quelli che sembravano rivali, diciamo, i più veloci. Sì, più veloci. Poi esatto. Le gare abbiamo visto dei colpi di scena. Sì, colpi di scena. Anche Siri che era veloce, non magari a quel livello lì. Peccato che questa sera non riuscì ad esserci. Sì, sono stati molto costanti e sono riuscito comunque a tenerli testa. Questi Afik, però è bianco. Adesso saranno tutti per uscire per fare l'ultimo giro. Allora, intanto diciamo che Davide penso che debba buttare su un giro, perché comunque non ha girato per praticamente tutta la qualifica. Vediamo adesso Siafic, poi magari toglie qualcosa, toglie un decimo. Siafic terzo. Siafic terzo rimane lì, ha tolto Inox. Inox sta migliorando, così come Davide, però non ha un tempo Davide. Che Davide tra un po' passa la chicane. Migliora un secondo. Inox migliora. Toglie 3 secondi dal suo tempo. Vediamo Davide. Le chicane. Passa dal terzo, arancio. Buona la chicane. Intanto, se qualcuno interessa, posso anche un attimo vedere le classifiche. Perché per ora primo c'è Platt. Esatto. E poi abbiamo a pari merito Gianni, Siric e Davide. Inox quinto a 18 punti. Ultima curva per Davide, ultima curva per Fire. Rialza sul cordolo gas. Vediamo il tempo. Che tempo! Adesso vedrei. Mamma come mia! Perché di sicuro avrà più carburante, visto che. Incredibile, 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 veramente. Non ha girato per tutta la qualifica, entra, bam, subito piazza un gran tempo. Gran giro. Tanto Ale Guido 03 si abbona a Prime per 13 mesi, grazie mille. Comunque, devo dirti, come hai detto te, Davide mostruoso su questo gioco. Sì, ha fatto un gran tempo. Adesso è vedere se riesce a gestire le gomme, se aspetta. Adesso non ho capito quello che sta facendo. Ma è finita la benzina, quindi adesso torna in box. Allora, fa tornare i box? Sì. Questi diciamo che sono un po' i trucchetti. Esatto, i trucchetti del mestiere. Se ci fossero stati anche i danni, andavi contro un muro, cioè, secco e boom, i box subito. Però sai che non so se riesce, non penso riesca Davide a rilanciarsi. È impossibile. Non lo so, dipende se c'è qualche punto dove puoi tagliare il secco. Può tagliare la chicane. Comunque al limite. È molto al limite. Ma penso che questo tempo già sia ottimo. Comunque prima fila. Come ho giocato, sì. Platt. Anche perché. Sì. Mi sono perso Platt terzo. Comunque al momento ho azzeccato il pronostico. Proprio perfetto. Comunque bello da vedere, perché qua sono tutti molto più vicini. C'è Tacco che gira con una moto da una strada, uno scooter. Tacco sta girando col Vespino di Malaossi. Ah, è caduto Gabri, quindi sì, non ce la farà più. Vediamo Mazco. A meno che era un all'inizio, no, non ce la farà più. No, Davide non credo proprio che ci riesca. È troppo lontano. 30 secondi è un po' difficile. È troppo al limite. Deve proprio tagliare tutto adesso. Oddio, forse se taglia questa, magari ce la fa. Mamma mia, ha fatto un motocross. L'ha fatto anche prima Gabri. Ha fatto un motocross incredibile.
No, non ce la fa, 10 secondi, è l'ultima curva adesso. Vediamo Mazco. Non ce la fa, non ce la fa. Si migliora. Niente, bandiera per poco Davide. Non ce l'ha fatta. Sì, per qualche poco. Secondino. Andiamo a vedere primi Tacco. Tre bandiera. Attacco c'ha bandiera. Tacco gli ha messo bandiera, non so. Quindi solo Inox. Ah, solo attacco Inox rallentato. Andiamo a vedere Inox. Solo Inox. Deve abbassare adesso un po' tra poco per migliorare in posizione. Comunque già sei piloti in un secondo. Direi che un passo male avanti rispetto alla scorsa purtroppo gara. Purtroppo mancato anche oggi Secret, quindi poteva essere peccato anche 9 piloti. Eh sì, peccato anche ma sì, con Siric e Giammi. Eh sì, anche okay, loro anche facevano qua. Vediamo Inox. Taglia tutto sul cordolo. Senza paura. Non è malaccio. Ha migliorato Dania. Si è messo davanti a Siafic. Senza quarto. Adesso manca solo Inox sino all'ultima curva. Bello, l'ultima curva come la pennella. Hanno tutti in modo leggermente differente. Al limite. Amolo Inox. Vediamo. Sono migliorato. Seconda fila. Buono. Ha fatto un bel salto in avanti. Quinto tempo. Ok, quindi piccolo recap. Davide, Plat, Dani, Inox, Siafic, Capeta, Masco, Tacco. Tempo 32.5, però veramente vicini. Primi due come la scorsa gara sono lì. Non posso dire tutti i tempi perché purtroppo... Questo è un gran gioco. Adesso andiamo a aspettare che rifacciano la lobby. Adesso c'è la super, sì, la super pole race. Eh sì, però devono rifarla perché è questione delle gomme. Ok, allora esci gatto perché devono rinvitare. Certamente, sperando che non accada come la scorsa volta. Non mi ricordo, cos'è accaduto? Che mi si è bloccato, però quello dopo la super pole. Ma quello era penso un bug più visibile. Sì. Solo che ho dovuto riavviare tutto. Ok, mi ha invitato, ma penso che dobbiamo ancora aspettare. Sì. Intanto confermo, Davide non ha potuto fare i primi 10 minuti perché era a mangiare, letteralmente. Quindi, tanta roba. Pronostico gara. Qua questa è difficile. Allora, aspetta un attimo che vedo se riesco a arrivare a risolvere questo problema di eco. Non capisco come mai. Allora. Sai che in chat dovete fare i pronostici. Allora io. Mettere primo Davide, però anche con un Gabri così, Platte. Queste sono difficili. Queste sono difficili, anche perché sì, poi queste... Davide non abbiamo ancora capito qual è il suo vero giro. Perché secondo me potrebbe partire e scappare subito. Allora, so che un 31 comunque ce l'aveva, però è un tempo molto al limite. Allora, ma comunque ciao, penso Sadus, che in gara siamo tutti lì. Non so se è il tuo ID. La butto lì, Inox. Allora, detto sincero, Inox per vincere la gara deve, non lo so, succedere una catastrofe. Esatto. Deve succedere una catastrofe. Adesso vedi però, che succede. Dalla costanza che ha,
come a Most il podio magari non è impossibile. No, non è impossibile. Considerando che su questa pista ci sono 3-4 punti abbastanza difficili e anche il consumo gomma non è poco, può darsi che può succedere, sono sempre le gare. Sì, come abbiamo detto, Inox è costante, basta non ricordarlo durante la gara, perché sennò... Esatto, basta non nominare il come si dice, quello che abbiamo pronosticato durante la gara, perché sennò la Iella ci vede molto bene. Entriamo. È arrivato il messaggio. Comunque, tu hai detto quali erano i primi tre? Non li ho detti. Ti dico primo Davide, secondo Gabri, terzo Platt. Che forse è anche il pronostico della qualifica. E intanto tacco. Gabri, Davide, che sarebbe meglio che ti concentrassi un po' di più su sulla gara. Esatto. Aggiungere i cavalli. Gabri, Platt, Davide. In pratica come la qualifica, ma al contrario, Platt e Davide. Allora io dico questo è difficile. Ti dico Gabri primo, forse perché ha più esperienza, magari comunque ha fatto due gare l'altro giorno, magari ha capito, riesce a gestire di più la situazione, anche se non è detto. Poi ti dico Davide, Platt. Insomma, così come la qualifica. Non me la rischio. Volevo avere il mio amore Secret Luz, ma purtroppo oggi non c'è. Se no lo pronosticavo sicuramente prima. Ok, allora, 30 secondi. Allora, intanto ricordiamo, tre cadute in curva 1, bandiera rossa. Che non sarà bandiera rossa, ma dovremmo quittare. Uno dei due deve quittare, quitto io. Così capiscono che è bandiera rossa. Ma andando partita. Eccoci qua. VR Marshall. Questa sera rispetto a Moss siamo tutti piloti. Dai, siamo pronti. Vediamo la partenza. Si accendono i semafori. Via, via, via. Davide. Spunto perfetto da che parte di Davide. Davide. Ottima partenza di Davide. Malissimo la partenza di Gabri. Sì, Gabri adesso male. È quinto. Mentre Pratt ha tirato una staccata incredibile a curva 1, sì. Infatti finisce lunghissimo. Caduto. Che è caduto? Oh, Pratt ha perso tantissimo con questo lungo. Sì. Mentre si è preso la posizione Gabri. Oh, Davide! Oh, Gabri, Davide, mamma mia, che rischio! Che rischio! Comunque questa è buona. Un po' partenza troppo. Partenza buona, Davide è molto. Madonna, aggressivo. Dove uff. Tutto ciò sappi che primo, mamma mia. Schifosissimo. Forse leggermente troppo aggressivo. Gabri secondo, Davide, Platt in questa curva, mamma mia. Se ne stanno dando, eh. È già iniziata a fuoco. Wow. Dani dietro spettatore insieme a Inox. Davide che davanti a Platt. Lo tocca all'interno, ci passa Inox. Inox passa Dani. Tutto ciò ci siamo persi Matsko che è caduto. Sì, due volte. E sappi che primo, attenzione. Platt che si fa vedere su Davide, e finisce lungo, perde qualche posizione, perde due. Una. Mamma mia. Dove è entrato Dani? Oh, Davide su Gabriello, traiettoria diversissima in questa chicane. Che primo giro pazzesco, veramente. Sì, tutti vicini. Oh, lì dietro. Pazzesco. Oh, ah, giù caduto Platt, giù Platt. In contatto, contatto con visto Dani. Contatto con Dani. Cambio di direzione, erano incollati. E l'anteriore ha toccato il posteriore di. Cioè, il posteriore ha toccato l'anteriore di Platt. Sì, tutto ciò, complimenti a Siafic, perché in questo momento. Primo, sì. Inaspettatamente lo troviamo in prima posizione. E infatti adesso sbagliato. È lungo. Ecco. Incredibile. Lungo, lo passa il suo compagno di squadra. Non so chi tra me te porta più sfiga. Non lo so. Meglio non scoprirlo. Oh, Inox, finisce la ghiaia. Lunghissimo. Perde tantissimo. Cade. È caduto Inox, no? Sì, quel punto piccolo lì. Piccolo errore che gli ha costato tanto. Purtroppo in queste piste qua. Hai sbagliato Siafic. È andato per campi. Queste piste intanto qua. Tacco bello,
Tacco quinto. Tacco quinto. La costanza. Ha messo un po' di cavalli adesso. Sì, adesso dalla Vespa è passato a un 600. Notare Dani terzo con già tre avvertimenti. Flati invece mi sembra di vedere un po' la Superpole Race della gara 1 del, che cade sì, che poi e deve spingere veramente forte. È sì, costretto veramente a fare una grande rimonta. Intanto Davide. Oh, non ci credo. Vabbè, non dai, basta, basta. È uno cosa scherzo. Volevi dire su Davide? Per favore, uno scherzo. Davide, cosa volevi uno dire scherzo su Davide? Non è possibile. Ho detto Davide un secondo dopo è caduto. Poi, no. È incredibile. Ma basta. Ma basta, non è possibile. È brutto, brutto. Stavo dicendo, Davide comunque stava spingendo, era primo, ottima okay gara finale. Tacco adesso è in bagarre con Capeta, quarto, i due commentatori del PC, tira la staccata, Tacco. Quindi finisce un po' largo, prova a incrociare, Capeta riesce molto bene, bella questa lotta fra i due. Mamma mia, sì. Ho sbagliato, eccolo allora, diciamo qua. Che per Davide in realtà non è ancora finita, comunque non è lontanissimo da prima. Fortunatamente no, è caduto vediamo in un punto Tacco ci lento prova su, su Capeta. Oh, dentro Tacco. E invece largo lì Siafic. Intanto Platt ha fatto il Davide giro veloce, sta approfittarne. Oh, 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 oh. Tacco dentro. Dentro, dentro. Deve chiuderla, deve chiuderla, deve chiuderla. È un po' lungo, largo. Lungo, lungo, lungo. Dentro Capeta. Prova il doppio incrocio. E Davide mia, da spettatore. Bagarre. Oh, ah, Davide mamma Davide! Lungo, lungo, lungo. Ha perso tutto. Sono stati lungo anche gli altri due. Lunghi. Arriva Platt. E il destino che dice che ha già due, il giro veloce. Non so cosa immaginarmi. Esatto. Muoviti 31,5. Ho più forte in gara che in qualifica. Intanto davanti i due del PC. Adesso ah, Tacco sbagliato, largo. Sbagliato Tacco. I due del PC fanno paia. Allora, diciamo che adesso Platt e Davide devono essere intelligenti, cercare di non disturbarsi perché sennò rischia di diventare ancora più complicata. Adesso vediamo il potential Platt, forse passa Davide. Penso di sì. Vado a vederlo subito, andate un attimo davanti. Vado davanti perché c'era Capeta vicino. Oh, Dani long a penalty. Con la penalty non è impossibile, ma è sempre una batosta. Non mi ricordo dove è situato in realtà. Lo vedi nella minimappa dopo a fine secondo settore, lo vedi che c'è. Allora, intanto fammi vedere le. Ecco le gomme, voglio vedere le gomme. Allora, andiamo da Gabri. Gabri ha buon gomme in realtà. Davanti è un po' usurato, ma davanti qua si userà molto di più. E hanno tutti veramente stessa gomma tranne oh, Platt, Platt che non capisco. Platt dentro su Davide. Platt è l'unico che veramente passando la gomma dietro la consuma come non mai. Ha meno della metà delle gomme di tutti. È cioè Platt, è incredibile. Platt è sempre quello che ha più, sempre meno gomma. Platt hammer time. Adesso passa. È incredibile. Davide. Adesso c'è davanti Tacco. Sì. Davide è una traiettoria completamente diversa. Però premia molto in uscita dalla seconda S. Sì. Mamma mia, Platt qua impossibile però lì all'interno. Ma poi presumo passa. Tra l'altro Platt, Davide, tutti e due rischiano un long lap penalty. Sì. Traiettoria diversa, Tacco resiste un po' all'esterno, però mi sembra che io qui sia passato. Diamo un Ducatone in fronte al motorone della Honda. Se Davide ne passa Davide due all'esterno non no chiedere. Non lo fa, non lo fa, non lo fa. Oh, è caduto, incredibili primi. Che è successo? Capeta e Siafic sono caduti tutti e due insieme. Sì, loro due contatto. Contatto mi sa contatto. Probabilmente sì. Sì, mi sa che sono toccati. Oh! Purtroppo ho preso il long lap con questo contatto. L'ho visto. È stato un long lap abbastanza imbarazzante, devo dire la verità. Sì, tra l'altro può anche gestirlo probabilmente se non perde troppo da Siafic. Però sì, non me lo... Platt è spuntato dal nulla a un certo punto. Allora, a me lagga un po' la lobby. E me lagga no, solo il rettilineo la...
Allora, Gabri intanto se ne sta andando. 1-8 e è scappato praticamente. Ma deve solo gestire per l'ultimo giro. Ho nominato Gabri, fortunatamente è rimasto in piedi, quindi bene, questa è già una vittoria. Sì, in tutto ciò Pratt potrebbe, può arrivare secondo, visto il long lap di Dani. È vero, sì. Deve rimanere sui 3 secondi, quindi ce la può fare. È l'auto Inox. Mentre c'è ancora la lotta, Capeta Siafi. Eh sì, Capeta Siafi. Dopo traiettorie diverse, Capeta qua all'interno, qua è un po' complicato. Vecchia scuola contro nuova scuola, attenzione. È un po' largo. Intanto l'ultimo giro inizia per Gabri. Per tutti ora. Sì. Vediamo. No, la chiusa in realtà, La chiusa, ma per il contatto Cosa? Siafi che non l'avrebbe mai lasciato passarlo all'esterno lì. Cioè, penso proprio di no. Ha lasciato un po' i freni. Questo comunque avvantaggia davanti Davide. È caduto ancora attacco. Peccato perché ha fatto una buona partenza. Se da un 600 è ritornato a un zip. È un po' su Gabri perché ci si è un po' perso. Che è successo, Capita? Ha finito la benzina? No. Capita. Si è fermato. Forse è caduto, non lo so. No, sta camminando. No, perché io adesso sono andato un attimo su Gabri. Che prima gara. Si stanno picchiando le PS4. Che Gabri forse, se non sbaglio, corre anche su PC insieme a Dani. Sì, ha vinto l'ultima gara. Vogliono dominare il tutto per tutto. Allora, in questo momento sarebbero Gabri, Platt Gabri, e Dani. Virtualmente. Poi c'è anche la penalità abbastanza strana di Davide, perché è stata veramente Gabri l'alza in cielo. È lui che vince la Super Pole Race. Gara molto, veramente molto, molto combattuta all'inizio. Ha fatto un primo giro pazzesco. Adesso non so se bisogna rifare la lobby. Eh sì, perché devono mettere la grid di partenza al contrario. Quindi sì. Ah, non la quindi possono mettere. Ah beh no, però noi dobbiamo uscire. No, cioè, noi usciamo, però loro possono farlo. Esatto. Loro devono farlo, noi dobbiamo uscire. Ok, allora, in questi 20 secondi riassumiamo. Platt 33-2. Platt è sempre lui. Però Davide si è avvicinato, 33-6 o 7. Approssimato. Quasi 7. Stesso tempo di Gabriello, guardate. Stesso identico. Poi Dani, l'unico con 34. E gli altri. Ok, allora usciamo. Allora esce dalla lobby. Adesso rifanno la Non ho neanche più visto i commenti. Intanto io provo un attimo a riavviare la connessione, a vedere se riesco a togliere l'eco. Arrivo subito. Ok. Tanto ragazzi, scrivete ancora il vostro pronostico per gara 2. Ricordiamo, griglia invertita, ma è questa la gara dove si fanno più punti. Ci divertiremo un sacco. Abbiamo unito un po' dei piloti PS4 a quelli PC, un falso crossplay. Ed è bello vederli assieme. Allora, gatto, mi senti? Speriamo ti non ci sento vengo, benissimo. L'eco non lo. Io ti sento benissimo. Niente, purtroppo faccio eco. Non lo so come mai. Strano. Questo eco. Non si sa perché c'è. Ci dovremmo convivere. Allora. Intanto devono. Possiamo usare l'invento di prima, mi pare. Sì. Tacco, mi ha invitato, però non so ancora. Sì, mi ha invitato. No, devo ancora aspettare, penso che stiano completando la griglia.
quel, scusa che non ricordo più, Gabri, Platt e Dani. Allora, Gabri, Platt e il podio. Dani, sì, sì. Okay, poi, sì. Sì. Poi Davide. Sì, e, sì, sì, sì. Mi ricordo già più. Mo è qualifica, cioè gara con griglia invertita. Gara griglia invertita. Può succedere di tutto. Mi pare che non ho capito se è l'ultimo parte primo o il penultimo parte primo. Il penultimo. Ok, allora adesso primo che parte sono 10. Capeta, sì, primo capeta. Non so chi è l'ultimo. Chi è capeta. Che è arrivato l'ultimo? No, ultimo, ultimo tacco. Ok. Penultimo capeta. Interessante adesso. Sai che penso anche che se non succede niente di strano in curva 1 e magari tutti quelli veloci si danno fastidio, capito, può anche provare a vincere questa gara. Capito, vediamo. Già anche da vedere l'incognita meteo. Quella c'è sempre. Eh beh, sì, è vero, sì. Io ho invitato Tacco. Allora, intanto devono ancora. Ok, okay. Loro startano il lobby. Adesso tra poco entriamo. Ok. Ok. Pronostico. Aspetta, vediamo un attimo le griglie e poi te lo dico subito. Ah, non è che abbiamo tanto tempo di vedere la griglia. Sono molto indeciso, c'è il countdown inizio. Vabbè, ok, penso sia entriamo. Possiamo entrare? Possiamo entrare. Allora, tu intanto fammi il pronostico, se già lo sai. Pronostico. Platt, Gabri, Davide. Ok, quindi in pratica sempre quei tre lì è invertito. Sì. Ok. Proviamo un po'. Allora io... Poi secondo me è Dani che può sorprendere. Esatto. Io ti dico... Allora, calcolando un attimo di come partono, Davide parte il più davanti possibile. Io ti dico Davide, Davide, Dani e Platt. Non so perché, molto diversa. Perché comunque adesso Gabri da primo parte praticamente ultimo. Penultimo o ultimo, quindi a meno che con una super partenza sarà tosta. Però, mai dire mai. Allora, adesso vediamo. No, prima parte. Chi parte? Tacco, no, parte Tacco prima. Allora Tacco, capeta, Inox. Ah, sì, perché sono solo 9, vero? Eh sì, Tacco, capeta, Inox. Ok, di nuovo i semafori si spengono ultimo adesso. Gabri. E infatti Gabri è partito molto male. Tacco non è partito per nulla male. Tacco primo, sì, sì. Allora, sto su Gabri così vediamo cosa succede in curva 1. Ho visto Xiappi che è 1-2, sono andati 2. 2, attenzione qua. Al momento sembra buona, mamma mia, in curva 2. Ah, giù, Davide che tira giù. Che è caduto, chi è caduto? Capeta. Non lo so, io non ho che... Purtroppo è caduto Capeta. Sono 4. Capeta Davide. Allora, sono 4 curve. Sono 4. Sì, ok. Sì, 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 sì. Ok. Usciamo anche noi. Questa dobbiamo uscire. Sì, sì, sì. È da riavviare. Sono caduti 4 in curva tra la curva 1 e 2. No, il problema è che sono caduti al limite. Rispetto sì, al secondo set. Sì. Proprio... Sono caduti in 4 in curva tra 1 e 2. Sì. Quindi ci sta. Effettivamente erano tanti. Per farti capire, c'era Gabri che da ultimo è dentro il terzo secondo quasi. Sì, sì, bandiera rossa, questa è bandiera rossa.
Allora, adesso mi sa che devono quittare tu. Devono quittare tu e devono rifarlo al lobby. Mamma mia, qua è lunga. Presumo sia lunga, o forse no. Non lo so. Vediamo, devono essere veloci a entrare. Questa è l'ultima partenza, quindi come andrà andrà. Come l'ultima? Nel senso che l'ultima possibilità, mi pare. Last quello che se ricordavo sono due. Mi sembra che Tacco mi abbia detto questa è l'ultima, da come ho capito. Incredibile comunque in curva. Quando stavano entrando in curva 2 erano in 4 affiancati tutti. Sono tutti matti. Mamma mia, veramente. Altro non ho fatto caso, la lunghezza della gara che dovrebbe essere 12 giri. Non l'ho visto. Non ho visto quanto era lunga. La live purtroppo non possiamo andare indietro. Presumo siano 11 o 12. Se 50 è 11 o 12. Allora, adesso partono, quindi un minutino neanche. Entriamo. Ricordiamo quali erano i tuoi pronostici? Penso. Ok, possiamo entrare. Possiamo entrare? Sì, vai. Tutto. Allora, tu mi pare che hai detto Platt. Gabri Davide o Davide Gabri? Io ormai mi confondo sempre perché ho cambiato tre volte tutto. Non lo so. Qua c'è troppa gente forte, non si capisce niente. E noi siamo forti. Allora. In altro, però. Io sono forte solo su MotoGP, questo gioco neanche lo vedo. No, ma io dicevo nell'altra cosa sei molto bravo. In quell'altra cosa sei molto bravo. Anch'io sono bravo. Va bene. Allora, un minuto. E poi si partirà. Che avevo detto? Guarda, in realtà sai che adesso te lo cambio. Per come è andata prima, te la cambio, mi sa. Io ti dico Gabri, Davide Platt. Di nuovo Gabri, perché comunque ho visto che con tutto il casino che è successo si è ritrovato terzo. Non è infattibile che succeda, anche perché questa è l'ultima partenza, quindi conoscendo le teste calde sarà un'altra partenza a fuoco come prima. Ecco, adesso parto, Tacco primo, Capeta, Inox, prima fila. Ok, allora, per la terza volta martello. Semafori che si spengono in questo momento. Parte sempre bene Tacco. Parte sempre male invece Gabri. Ma sono tutti affiancati. Io ho paura di quello che possa succedere in curva 1 e 2. Mamma mia. Giù. Non ho visto chi è una Kawasaki. Purtroppo Davide si è già messo primo. Cam non nato, caduto Siafic. Davide primo, Gabri secondo e Platt terzo. Ottima partenza per Davide. Sì. Che Gabri comunque da primo, cioè da ultimo secondo in tre curve. Incredibile. Lo chiamavano Valentino Rossi. Ah, comunque 8 giri sono. Ah, 8 giri, allora hanno messo ancora 35. Sì, ancora messo 35.
Evidentemente sì. Allora, i primi tre sono veramente infuocati, eh. Decisamente, anche il quarto con Dani che arriva. Questo è interessante. Lunghino per Tacco. Mentre Gabri si è ristabilito dietro a Davide. Adesso c'è la chicane. Dani sta arrivando anche lui. Larghino forse un pelino Gabri, ma dentro Gabri forse no. Ma qua no, penso qua è sia impossibile. Qua è difficile. Vediamo Platt con la doppia scia. Honda Yamaha, cosa riesce a fare con le sue Ducati. Però è troppo lontano, non ci può provare. Mentre Gabri invece tenta l'attacco dentro in curva 1, stacca. Sì, deve chiuderla. Dentro, incrocia Davide. Un po' largo, sì, è decisamente largo. Mamma mia, dove... Mamma, cosa ha salvato Platt? Cosa ha salvato Platt? È andato sull'erba in curva 2, non è caduto. Incredibile. Ma comunque vedo dietro Tacco quinto per ora. Sì. Mentre si applica il confronto di gara 1 praticamente l'opposto. Sì, decisamente. E allora, beh, diciamo che Siafi e Inox hanno avuto sfortuna in partenza, soprattutto Inox è stato centrato da una Yamaha, mi pare sia stata proprio quella o di Dani o di Siafi, che non ho visto bene. Sicuramente Davide no, perché era il primo, quindi dubito. Poi è caduto Siafi. Invece i primi tre stanno andando veramente forte uguali. Forse in questo... mamma mia, Platt sta veramente guidando... sta veramente frustando la moto. Platt sì, lo vediamo spesso. Così, spesso fa qualche errorino. Dani ha un secondino, perde leggermente qualcosa in questo giro. Vediamo se Gabri ci riprova come prima. Vediamo in terza persona. Stacca fortissimo Davide, mamma mia. L'ha chiusa bene. Sì, chiusa molto bene. Mamma mia, passano sempre sul cordolo lì, veramente. Infatti, caduta per Dani sul cordolo, presumo. Quella. È ricaduto ancora. È caduto Tacco. Mentre Platt ci prova su Gabri. Esce più forte però Gabri. Questo giova Davide, che sta cercando di la fuga. Però poi staccate, prendono un po'. Allora, diciamo che i primi due settori li fa veramente bene Davide. Gli ultimi due li fa molto meglio forse Gabri. Sì, hanno un po' un elastico. Infatti qua sbaglia Davide. Allora, diciamo che i primi tre, come li avevamo pronosticati, sono tutti e tre lì. Mamma mia, un ordine diverso, ma sono lì. Sono rimasti in piedi. Sì. Giro veloce di Gabri con questo momento. Dietro c'è qualche lottina. Tacco Masco. Sì, tra. Esatto. Mentre sta arrivando anche Dani. Sono un po' tutti in fila lì. Un po' come i primi tre. Davide, giro veloce. Ha spinto forte. Si è visto, infatti. Mamma mia, colpa perfetta di Platt. Che questa curva però la prende troppo interna, infatti stava per Dani. Cadere qua. Piccolo contatto con Masco. I primi tre sono stabili. Tre sono stabilissimi. Hanno praticamente lo stesso passo, tutti e tre. Caduto ancora Masco. Mamma mia, che side che ha fatto! Non è l'ho volato visto. Platt. È volato nel curvone veloce, gli è partita dietro secca e è volato in cielo. Qua perdi questo tantissimo. Questo è sì, un punto molto perdi veramente tantissimo. Tosto. Adesso perdi a tenere questo... la quarta posizione, però sì, sono molte posizioni. Questo giova molto Davide in campionato. Sì, è veramente tanto.
tanto tanto. Quindi è un ottimo regalo. Vediamo se riuscirò a sfruttarlo al meglio. Sì, però c'è Gabriello che è scatenato. Tripletta del weekend in questo caso, su quattro gare, quindi mamma mia. Sì, Davide deve un po' rifarsi dopo... In realtà dopo le ultime due gare. Most, l'ultima gara di Most, e anche questa, la prima. Sì, Most ha perso molti punti. Sì. Siamo a metà gara adesso. Giro veloce ancora di Davide. Mamma mia, dove ha frenato Gabri? Forse un po' lungo? Sì, un po' lungo, ho sbagliato. Mentre c'è Dani che va a passare tacco, curva 1, tacco prova l'incrocio, ma non c'è. Sì, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta incrociare. Attenzione a questa curva. Vediamo Dani se ci prova, no, chiude molto bene. È caduto qualcuno, no? Inox. Oh, è caduto Inox. Sì, ho visto una Kawasaki volare. Mamma che rischio, corre spawn. Stava per centrare la moto di tacco. Dani prova l'incrocio. Non ce la fa. Ah, intanto io rimango sui primi due e ti dico se succede qualcosa. Sì, adesso sono a mezzo secondo. Adesso sono, sì, stanno lì a 4-10, un piccolo elastico. Perché di gomme sono messi veramente identici loro due, i primi due. In questo momento capita se riesce a tenere un buon ritmo e Platt... Non lo so, perché Platt poi magari si mette a fare dei tempi che neanche noi sappiamo. Esatto. Su che pianeta. Arriva il team Red Hammer Time. Oh, Dani! Si fa vedere. Sì, adesso Platta ha guadagnato un mezzo secondo in un settore. Adesso sta volando. Tre giri. Oh, dove? Mamma! Mamma, Dani! Mamma mia. Qua è complicatissimo. Tanto davanti, ancora elastico, tre primi tanti due, tre decimi lì. Sì, i primi due hanno letteralmente lo stesso passo. Oh, mamma, attacco, che rischio, va molto sul collo. Forse Dani largo? Oh, contatto! E attacco perde qualcosina. Torniamo un po' davanti. I primi due stanno veramente, hanno veramente lo stesso identico passo. C'è un elastico continuo tra i 3 e i 4 decimi, anche a volte 2. Forse adesso in poi Gabri riesce a guadagnare ancora magari 1-2 decimini. Ecco, qua adesso ho sbagliato Davide. Però esce molto forte sicuramente. Mamma mia, come entra. Curva perfetta di Gabri. Gli ha praticamente mangiato 3 decimi. Sai che forse Capeta ce la può fare. Cioè. È attenzione perché dietro c'è ancora Dani Tacco. Attenzione Gabri, perché comunque ha quattro avvertimenti, eh. Anche ne prende Capeta un altro e long lap, così come Capeta. Quindi alla fine il podio per Platt non è così infattibile. Sì, Capeta perde tantissimo proprio penso nella chicane. Ne guadagna sempre mezzo secondo. Inizia, potrebbe arrivare molto vicino all'ultimo giro. Mamma due mia, giri. Sera. E Platt c'è il giro veloce. Eh sì, Platt è il man of the giri veloci. Attenzione, perché ha sbagliato un pelo Davide in quella curva lì. L'ha preso il primo long lap, cioè il primo avvertimento. Eh sì, vabbè. In una maniera abbastanza imbarazzante perché... Mamma mia, dove... Attenzione, i primi due si stanno infuocando. Che Davide è andato lunghissimo, stava per prendere la sabbia. Visto, l'abbiamo visto. Adesso qua. Mamma mia. Adesso Gabri si proverà la gara. Aspetta. Si è accesa. Di gomme sono messi uguali, identici. Anche dietro attacco Dani e rimangono molto attaccati. Però stiamo qua davanti. Adesso comunque arriviamo nel settore dove lo fa forse un pelino meglio Gabri. Quindi bisognerà aspettarsi anche un attacco in curva 1. Vediamo. Vedi qua come esce molto più tondo. Tanto Platt è un secondo. Ah, capita long lap. A questo punto Platt terzo virtualmente. Sì. Però lui non penso riesca a leggerlo.
quindi magari ci proverà. Allora, vediamo in curva 1 perché inizia l'ultimo giro. Ah, ha preso l'erba. Forse in curva 1 non riesce. Tacco long lap. Tanti esce fortissimo. Con long lap. Esce fortissimo Davide all'ultima curva, incredibile. Riesce a trazionare molto bene l'R1. Adesso il tutto per tutto per Gabri. Per provare a passare Davide. Dopo un dominio. Dalla prima all'ultima, si spera per lui. Curva. Mamma, dove ha frenato qua. Attenzione. Mamma mia, sono veramente incollati. Capito adesso. I primi due sono incollati. In un decimo. Attenzione. Attenzione. Basta un minimo errore. E viene passato il primo. Oh, Gabri qua ha perso forse. Si è chiusa non avanti perso su quella tanto, curva. Però non ha perso quasi niente in realtà. Adesso entriamo nel suo settore. Attenzione. Chiude bene Davide. Ah, esce più forte, esce più forte. Sì, esce forte. Sono incollati dentro. Oh, mamma mia. Gabri non l'ha. Era l'unica cosa che non dovevo prendere. E l'ha preso, attenzione. A questo punto per lui è più difficile. È lì, ma non lo so, perché forse è stato costretto a tenerlo molto interno. È un po' complicato. Diciamo che è complicato. Comunque Davide sta chiudendo l'ultima curva. Sì. Quindi esce forte, fortissimo. E Davide torna alla vittoria. Va a vincere per Davide. Alza. Andando avanti. Un'ottima gara. Niente dietro, capita terzo che purtroppo perde la posizione. Capita terzo però chiude quarto per il long lap. Quindi Platz chiude sul podio. Non mi ricordo il pronostico, ma forse l'ho azzeccato. Forse. Sì. Non ne ho la più pallida idea. Io avevo detto sicuramente Davide. No, io ho detto Gabri primo, quello no. Me lo ricordo. Aspetta, al primo pronostico l'ho azzeccato. Adesso l'ho cambiato prima e quindi non è più valida. Perché avevo detto Gabri primo. Però... comunque non male. Bella gara. Allora, okay. Allora comunque te lo dico solo, Plat 33-0. Un passo veramente, incredibile passo. Peccato l'errore là perché sarebbe stata una grande battaglia 3. Intanto invitiamo l'intervista. Allora, ti invita... Inviti te? Chi riesci a invitare tu? No, io solo che poi dalla live non si vede nulla, è quello. Ah, ok. Adesso invito io, dai. Allora, Davide è invitato. Adesso invitiamo Gabri, vediamo se entra, perché non lo so se è online. Cioè, per forza è online in realtà. Non può giocare. Gabri, dov'è? Non lo trovo. Non riesco a trovarlo. Ok, allora Gabri trovato. E Platt. Allora, Gatto? Sì. Dimmi tutto. Per l'intervista. Buonasera a tutti. Buonasera. Che attivo la condivisione. Oh. Attiva tutto. Ok, bravo, attivo. Okay, buonasera. Allora, intanto ti invito anche Platt, aspetta. Mm-hmm. Dov'è? Ok, ecco qua. Trovato. Allora, intanto preparati la domanda per Platt, Gatto. Mm-hmm. Già lo sai. Allora intanto facciamo così, intervistiamo subito Platt o vuoi passare dal primo in giù?
fa uguale, cambia veramente nulla, me. No, scegli tu, fai tu. Platt, se ci sente. Hi Platt. Hello. Beh, Platt. Congratulations once again because you are the fastest driver. Yeah. My crash was a joke, to be honest. Yeah, I said. Yeah, it's so stupid. But yeah, I mean, it is what it is. So these things happen. Beh, tell us about this race. The race was okay. I was cruising behind Gabriello and Davide. Just waiting for the last 3-4 laps where I can start to push. But then my crash at turn 5, I don't even know, I touched a curve in a high side. So I had to start pushing again to catch up to Capeta. And in the end, I got the position because he had a long lap. But I'm not happy with the crash and with the race in general, to be honest. But yeah, I knew I had the pace to win. But yeah. Congratulations to Davide and Gabriel. Allora, in pratica, vabbè, ha detto che sì, ha avuto un incidente abbastanza strano in quella curva, la 5 lì veloce. Ha toccato leggermente il corpo e volato praticamente. Sì, l'ho visto. Sì, come ha detto che voleva aspettare perché eravate belli lì 3, poi abbiamo visto. Sarebbe stata una bella bagara a 3. Comunque, per ora ricordo che Platt è primo momentaneamente rispetto alla scorsa gara di 6 punti, però adesso con questa gara cambierà qualcosina, però è un campionato veramente combattutissimo. Sono tutti in pochi punti, sì. So, thanks Platt. Passerei a al secondo classificato, Gabri. Ciao a te Gabri. Allora, hai scelto di venire pure qua e diciamo che hai messo in difficoltà un po' tutti i piloti della PS4. Anche PS5. Sì, PS5, PS4, console diciamo. E voglio sapere perché sei venuto a correre pure qua, visto che corri già su PC, che sappiamo che è una categoria molto tosta, visto i piloti sport. E comunque, sei venuto a fare due gare, hai vinto la prima. Solo complimenti. Sì. Ho avuto la possibilità di comprare il gioco su Play, che comunque la Play l'avevo già da parecchio tempo, quindi appunto ho avuto la possibilità, quindi dai, potevo fare una gara, ecco. Io adesso non ricordo qual è la prossima gara, come sempre d'altronde. Allora aspetta, fammi vedere. Donington, sì. Donington, Donington. Qua le piste sono sempre più complicate. Chiedo a te Gabri, che corri su PC, cosa ti aspetti? A volte mi confondo. Sembra che chiami me. Vai. Ma anch'io mi chiamo Gabriele, se proprio lo vuoi sapere. Siamo tre Gabrieli in una stessa. Quello è il problema. Non mi è mai successo in tutta la mia vita. Però tanto bene, sono tutti con gatto, non è un problema. Vabbè, beh, stavi dicendo. Beh, vale, sì, no? Comunque chiedevo solo a Gabri cosa si aspettava per Donington su PC, ovviamente. È una pista molto difficile che ancora devo provare. Cioè per i due giri che ho fatto, ho visto che i cordoli sono fatti abbastanza male. Quindi bisogna spingere. Cioè non puoi spingere molto forte come si poteva spingere qui. Perché appunto sfiora un cordolo e voli, quindi ci sarà parecchio allenamento. Devo fare un buon risultato. Beh, comunque, allora, grazie Gabri. Passerei al vincitore. Se poi te l'altro Gabri non ha delle domande da fare. Allora, no, diciamo che è stato sempre veloce, lo conosciamo, quindi complimenti e speriamo che ci sarà anche per Donington, perché sarà ancora più interessante. Donington sarà veramente dura. Sì.
passerei a Davide. Davide che è riuscito a ritrovare la vittoria dopo una gara comunque tosta. Buonasera. Ciao Davide. Come diceva prima Asce, se contassimo la prima gara di Most e quest'ultima che hai corso, andrebbe tutto bene. Peccato che nelle altre due hai fatto più fatica. Sì, quello sì. Però da dai, mi era andata male soprattutto per bug di gioco, però. Adesso penso, non ho calcolato, ma potresti essere molto vicino a Plat come punti. Sono a gioco, no? Teoria sì, dovremmo essere molto vicini, anche perché con la gara 2, quindi avendo più punti, con i punti doppi ho fatto molti più punti, quindi o dovrei stare... O è davanti per poco o... Forse a fare. Probabile. Soprattutto se ci saranno comunque reclami anche per long lap. Sì, è vero. Ah, giusto, perché ho visto long lap... Ma sì, Dani. Più che altro ho visto anche che hai preso un long lap col contatto con tacco abbastanza imbarazzante. Sì, vabbè, ma sei uscito lì, hai perso perché... tantissimo e hai dato un long lap abbastanza stupido. Sì, vabbè, ma non è inutile alla fine che lo faccio, perché comunque non guadagno e non perdo niente, rimango sempre fisso lì in quarta posizione. No, più che altro penso tu possa fare reclamo, perché hai, cioè, è proprio, vi siete toccati, sei andato lungo, hai perso penso un secondo o due, ti avete un long lap veramente inutile. Sì, quello sì. Però no, per gara 2 alla fine ho spinto fin dal primo giro. Soprattutto ci sono rimasto malissimo per la prima partenza, che siamo andati tutti larghi, tutti siamo rientrati che eravamo tutti e 5 a panino. Nessuno la prima partenza sembrava la moto 3. L'abbiamo dovuta certo riavviare punto... per questione di centimetri, per dire. Sì, perché comunque il settore era proprio leggermente più avanti, quindi sono riuscito proprio a prendere la bella rossa per pelo. Però niente. Per gara 2 ho cercato di spingere subito, però verso gli ultimi giri non riuscivo più perché la gomma era distrutta, era rossa. E ogni volta che andavo staccata andavo sempre lungo, non riuscivo più. Sì, l'anteriore diciamo su questa gara qua abbiamo visto che si consumava molto di più. Sì. Era molto più in stress rispetto al posteriore. Per Donington come stai messo? Sei già provato? L'ho provata a inizio gioco, però no. Saprei. Quindi ancora non sai come potresti andare. Ci sta. Ma questo gioco, quello che ho provato comunque riuscivo ad andare bene, quindi vediamo un po' se riesco a magari a migliorarmi ancora di più e cercare di fare un'altra gara. Ok, allora una cosa. Sì, dimmi. Plat. Yes. What test did you put on for the race? SC1, SC0. Oh, ok. Ma penso che abbia tutti la stessa gomma. Su questo gioco si usa molto... Però è una cosa strana è che Platt, guardandolo dalla visuale delle gomme, lui è l'unico che in gara 1, sempre solamente in gara 1, la gomma posteriore era praticamente la vostra metà. Cioè correva con una gomma in meno, sembrava. Non ho mai capito come mai anche a Most. Stranissimo. Forse usava una gomma diversa per lo sperpolvo. Sì, magari forse una SC. Non lo so. Comunque sì, alla fine eravamo tutti con SC1 e SC0, quindi posso. Era tanto per sapere. Beh, allora, Gatto, io direi che siamo a posto. Sì, direi che siamo a posto. Allora, visto che le prossime gare saranno prossima settimana, martedì, PC, giovedì PS4, PS5, sempre Superbike. Esatto. Poi magari in queste vacanze saranno anche degli eventi, sia con le moto, sia con le Formula 1, è tutto da vedere. Sì, con le flat track forse, dobbiamo vedere. Non spoileremo troppo, è già è complicato il suo, però vediamo. Quindi, visto che la prossima gara sarà il 27, auguriamo a tutti un buon Natale. No, il 29. No, il 27 su PC, volevo dire. Ah, ok.
per questo. 29, sì. Okay, comunque sì, 29 PC, la prossima no. Per noi su console. Bene, allora non penso ci sia altro da aggiungere. Seguiteci su tutto, quindi Instagram, Twitch, YouTube. E ancora una volta auguri. Buon Natale. Mangiate tanto e basta. Quello sì. Tanti panettoni, mandori. Vabbè, buon Natale a tutti. Ciao. Buon Natale, ciao.